Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura l'inaugurazione dell'anno giudiziario al TAR all'Aquila, alto il numero dei ricorsi arretrati che però stanno diminuendo, almeno stando ai dati del 2015, anche a causa dei costi e della crisi economica. E questo uno dei dati più significativi emersi nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario al Tribunale Amministrativo Regionale, il servizio di Filippo Tronca. Sia pur in presenza di fattori incoraggianti rappresentati da un arretrato ridotto rispetto alla quasi totalità degli altri TAR e da un numero di ricorsi definiti nel 2015 superiore a quello dei ricorsi depositati, le difficoltà sono evidenti e non siamo ancora riusciti a soddisfare l'esigenza del rispetto dei principi costituzionali e internazionali di ragionevole durata dei processi. Ha esordito così il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Antonio Micuzzi, che ha oggi presieduto l'apertura dell'anno giudiziario 2016 davanti alle massime autorità, tra cui il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Il dato più significativo tra quelli snocciolati in sede di bilancio sull'attività svolta nel 2015 è che i ricorsi depositati sono stati 674 a fronte degli 895 dell'anno precedente. Una diminuzione, ha sottolineato Micuzzi, che dipende dalla crisi economica, che rende più difficoltoso il ricorso alla giustizia, visto che un ricorso al TAR ha costi elevati. E paradossalmente questo ha aiutato a smaltire le pratiche arretrate. Nel 2015 i ricorsi definiti sono stati 732, le sentenze 640 e si è riusciti a far scendere il numero dei ricorsi pendenti in attesa di definizione anche da anni. Entrando nel merito, anche nel 2015 la parte del leone è stata rivestita da ricorsi in materia edilizia, soprattutto nei cantieri della ricostruzione post-sismica, dove altissimo è il contenzioso legato agli appalti pubblici, alle gare che valgono centinaia di milioni di euro. A seguire i ricorsi in tema di pubblico impiego, in riduzione i ricorsi dei cittadini extracomunitari e in tema di vertenze ambientali. Cambiamo argomento, la sanità adesso. Il consigliere di Forza Italia Lorenzo Sospiri contesta aspramente il piano sanitario di riordino messo a punto dalla Regione Abruzzo, che andrebbe a penalizzare e declassare, dice, gli ospedali delle aree interne. Paolo Renzetti. Forza Italia torna a contestare aspramente il piano sanitario della Giunta D'Alfonso. Il consigliere Lorenzo Sospiri questa mattina in conferenza stampa ha ribadito che rischierebbero il declassamento diverse strutture della Valle Peligna, del Pescarese e anche della provincia di Chieti. Sulmona e Castel di Sangro verranno declassate da ospedali a poco più che ambulatori. La provincia di Pescara resterà con un solo ospedale di primo livello, con Popoli e Penne declassati o semichiusi. In provincia di Chieti tutte le aree, a parte Chieti, Lanciano e Vasto, tutte le aree della provincia di Chieti saranno fortemente penalizzate. Pensiamo in particolare a Ortona. Il tutto per cosa? Per una riduzione di tasse? Per un aumento dei servizi o della qualità delle nostre strutture ospedaliere? No, le tasse resteranno sempre quelle aumentate, benché siamo in pareggio di bilancio. Dal commissariamento non usciamo perché sono dei pasticcioni incapaci ed in più otteniamo invece dei servizi in meno che colpiscono soprattutto le aree interne. Ora, questo è inaccettabile. Ad oggi sul pagamento e rimborso dei ticket sociosanitari, che vuol dire non far pagare a persone che stanno soffrendo e stanno facendo una riabilitazione una ignobile tassa, su 10.800.000 euro stanziati grazie alle nostre battaglie, la Regione Abruzzo ha pagato solo 286.000 euro. Io domando a qualsiasi cittadino della nostra regione: come fa una struttura privata che ospita, che dà prestazioni, che paga stipendi ad operatori a sopravvivere quando la Regione Abruzzo da un anno non paga il dovuto? Forza Italia intende contrastare in ogni modo, fin quando ce ne sarà la possibilità, questo progetto a capochino nei confronti di leggi del governo Renzi che vogliono distruggere la rete sanitaria della nostra regione, che è una regione che ha già fatto tanti sacrifici. Ed ora una notizia che riguarda sempre la sanità. Meno di 60 minuti tra Roma e L'Aquila, sfidando le lancette dell'orologio a bordo di una potente Lamborghini della Polizia di Stato per trasportare un rene da trapiantare all'ospedale San Salvatore del capoluogo di regione. La vettura della polizia è partita dall'ospedale Umberto I di Roma ieri pomeriggio con a bordo, ben custodito e protetto all'interno di uno spazio realizzato appositamente nella vettura, il rene
rene prelevato da un donatore di Roma e destinato al trapianto nell'ospedale aquilano. L'utilizzo della Lamborghini si è reso necessario per fare in modo che l'unità di chirurgia del San Salvatore, dove è stato effettuato il trapianto, avesse disponibile il rene in tempo utile. La persona a cui è stato trapiantato l'organo è una donna di 57 anni del Lazio. Subito dopo la comunicazione della disponibilità dell'organo, ieri si sono attivate tutte le operazioni necessarie a trasferire la donna dal Lazio all'ospedale dell'Aquila e poi le procedure necessarie a trasferire l'organo nel nosocomio aquilano. Andiamo avanti, udienza pubblica oggi alla sezione regionale della Corte dei Conti, chiamata ad esprimersi sul riallineamento contabile del bilancio regionale del 2013 proposto dalla Giunta. Una vigilia carica di suspense alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nel corso dell'udienza pubblica in attesa della sentenza sulla parificazione del rendiconto 2013 della Regione Abruzzo, ovvero sulla veridicità dei vecchi bilanci di previsione che si teme, e forse più di un sospetto, sono stati gonfiati con crediti inesigibili e altre voci in entrata del tutto aleatorie e incerte. Un giudizio negativo sulla correttezza di bilancio ed anche sul riaccertamento proposto dalla Regione sui conti del 2013 che è stato ribadito nella sua relazione introduttiva dal procuratore regionale Maurizio Stanco e di cui ha preso atto il presidente della sezione regionale di controllo Maria Giovanna Giordano. Purtroppo dobbiamo rilevare che mentre le nostre consorelle sezioni di controllo regionali si apprestano a parificare il rendiconto 2015, noi siamo qui attestati sul 2013, abbiamo registrato tutta una serie di ritardi e inadempienze. Ci sono dei residui attivi e dei residui passivi il cui riaccertamento è stato un po' frettoloso e su queste perplessità noi svilupperemo la Camera di Consiglio e la decisione finale. In prima fila ad ascoltare l'assessore regionale al bilancio Silvio Palucci che sottolinea: stiamo mettendo mano a conti inaffidabili lasciati da chi ci ha preceduto. Conosciamo i rilievi perché vi è stato un confronto attivato dal mese di settembre del 2015 e in qualche modo la Regione ha controdedotto. Ovviamente facciamo riferimento a bilanci di altra legislatura e di altra epoca. Il compito che noi abbiamo di fronte, come abbiamo già dichiarato alla Corte dei Conti, è quello di concludere il riallineamento dei documenti contabili, ma allo stesso tempo portiamo anche, penso, come credibilità e serietà il fatto, per esempio, che nel bilancio di previsione abbiamo accantonato circa 80 milioni di euro. Processo Rifiutopoli, sono state depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione degli imputati, tra cui l'ex assessore regionale alla sanità Lanfranco Venturoni. In sostanza per i giudici non c'è la prova della corruzione. Lisa Leuzzo. I profili di illiceità messi in evidenza dall'accusa non reggono alle risultanze istruttorie. Un concetto chiaro e conciso che il giudice Rossana Villani, estensore delle motivazioni della sentenza sulla cosiddetta Rifiutopoli abruzzese, ribadisce a più riprese per spiegare in una cinquantina di pagine perché l'ex assessore regionale alla sanità, Lanfranco Venturoni, l'imprenditore Rodolfo Di Zio, il deputato di Forza Italia, Fabrizio Di Stefano, l'imprenditore Ferdinando Ettore Di Zio e l'ex amministratore delegato della Teramo Ambiente, Vittorio Cardarella, sono stati assolti 3 mesi fa dal Tribunale Collegiale, presieduto da Angelo Zaccagnini. L'inchiesta dei PM, Annarita Mantini e Gennaro Varone, ruotava attorno alla realizzazione dell'impianto di bioessiccazione a Teramo. Gli imputati erano accusati a vario titolo di corruzione, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, peculato, turbativa d'asta, millantato credito. Nello specifico, il Tribunale ritiene che gli elementi di carattere sospetto costituiti dalle mail e dal contenuto delle intercettazioni non sono sufficienti ai fini della configurabilità del reato contestato, pur disvelando le mire espansionistiche di Deco Rodolfo Di Zio. Per quanto riguarda i finanziamenti di Di Zio al partito cui apparteneva Venturoni, il collegio sottolinea che, dal complessivo quadro delle risultanze istruttorie, non emerge la prova di versamenti irregolari né di contributi elettorali che risultino con ragionevole certezza contropartita di accordi di natura corruttiva.
Giudizio perentorio anche sulle presunte pressioni che in cambio di contributi elettorali sarebbero state esercitate dal parlamentare Di Stefano per esautorare Riccardo Lamorgia dalla presidenza del Consorzio dei Rifiuti Lanciano. I giudici sostengono che le complessive risultanze istruttorie sono tali da non rendere condivisibile la ricostruzione del PM. Sulle presunte pressioni di Di Stefano per la modifica della legge necessaria per consentire la costruzione dell'inceneritore, il Tribunale afferma: appare chiaro che, se di pressioni si può parlare, esse non sembrano idonee a configurare oggetto di scambio corruttivo. In ogni caso, si legge nelle motivazioni, lo scambio corruttivo formulato nel capo di imputazione non è lineare e plausibile, in quanto non era nei poteri di Di Stefano incidere sulla modifica della legge regionale, da demandare necessariamente al Consiglio regionale, in quanto prerogativa consiliare. Cambiamo argomento e ci occupiamo della vicenda Ryanair. Il presidente della Saga, dopo l'arrivo a Pescara delle lettere di trasferimento inviate dalla compagnia low cost irlandese ai dipendenti, ribadisce che l'impegno della Saga e anche della regione sarà massimo per far restare a Pescara il vettore irlandese. Ascoltiamolo. Presidente Mattoscio, sono arrivate le lettere ai dipendenti della Ryanair per il trasferimento, però la regione continua a lavorare per scongiurare l'addio della compagnia irlandese dall'aeroporto di Pescara. Ma le procedure che Ryanair sta seguendo sono quelle di rito inevitabili nel momento in cui la compagnia ha assunto la decisione di lasciare lo scalo abruzzese. Ma i rapporti continuano come non si sono mai interrotti. Già prima della decisione la Saga stava portando avanti con non poche difficoltà ma con grande determinazione il confronto con la Ryanair per provare a continuare, a far continuare questa partnership così virtuosa per la nostra regione e reputo che ci siano ancora tutte le condizioni affinché questo confronto possa avere esiti positivi. Proprio ieri ai nostri microfoni il consigliere delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro aveva detto: i soldi ci sono, li abbiamo trovati, ora ci sono i tempi tecnici da rispettare. Ma i tempi tecnici sono brucianti, come si dice, perché nel settore dell'aviazione civile la pianificazione delle attività avviene in genere l'anno prima per l'anno dopo e dunque occorre fare presto. I soldi non sono un problema perché occorre convincersi che qualunque investimento pubblico nella dimensione anche già sperimentata risulta essere un ottimo investimento relativamente alla sua capacità di efficientamento e di valorizzazione dell'economia e del territorio regionale. Voi state comunque lavorando, proprio nei giorni scorsi avete anche parlato del nuovo volo che ci sarà a Pescara Olbia. Sì, era un'attenzione rivolta a lungo da parte della comunità di abruzzesi in Sardegna o di sardi in Abruzzo e anche da parte di numerosi operatori economici affinché si ripristinasse un contatto almeno per la stagione estiva con quella importante isola. E adesso una notizia che riguarda la vicenda della variante sulla autostrada A24-A25. Continua lo scontro tra le associazioni ambientaliste e il gestore dell'autostrada dei parchi sul progetto di messa in sicurezza dell'asse viario che collega Roma all'Abruzzo. L'amministratore di Strada dei Parchi, Cesare Ramadori, in una nota sottolinea che la necessità del progetto è nata a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo ad aprile 2009 e che ci sono state una serie di interlocuzioni col Ministero dei Trasporti con cui Strada dei Parchi ritiene di aver sottolineato la necessità di messa in sicurezza del tracciato autostradale che, essendo stato progettato negli anni 60, è oggi fuori norma, dice sempre Autostrada dei Parchi, attraverso la realizzazione di alcune varianti al tracciato attuale. La società ricorda nella nota che c'è stata una riunione l'8 ottobre del 2015 alla presenza della Regione Lazio e di quella Abruzzo in cui è stato presentato il progetto con le relative varianti.
E adesso andiamo a Pineto, il comune aspetta una vera e propria pioggia di milioni dopo la vittoria ottenuta in Suprema Corte a seguito di una lunga battaglia legale partita nel 1999 contro l'ENI per il riconoscimento delle somme ICI non pagate dal 1993. Esulta ovviamente il comune teramano che potrebbe ricevere 33 milioni di euro. A distanza di 17 anni si chiude il contenzioso tra ENI e Comune di Pineto con la vittoria dell'amministrazione, oggi guidata da Robert Verrocchio. La Suprema Corte ha deciso che ENI deve corrispondere al Comune di Pineto l'ICI relativa agli anni dal 1993 al 1998, notificata al colosso petrolifero italiano tramite un accertamento risalente al 1999. Secondo la sentenza, destinata a fare giurisprudenza e quindi a costituire un precedente per altri comuni italiani, le piattaforme petrolifere sono soggette al pagamento dell'imposta ICI e sono classificabili in categoria D7. Per tanti anni la battaglia è andata avanti con il presupposto che queste piattaforme non fossero accatastabili. Oggi la Cassazione invece ribadisce che le piattaforme sono accatastabili e che il valore imponibile sul quale poi va calcolato l'ICI fa riferimento ai valori contabili. Sono svariate decine di milioni di euro oggetto di accertamento, di ricorso, gli interessi accertati, eccetera, però adesso non abbiamo contezza adesso di questo importo. L'ENI cita la legge di stabilità, ma la Cassazione si è pronunciata su questo, per cui per quanto riguarda questo giudizio vige il giudicato della Cassazione. Per quanto riguarda gli altri giudizi vedremo come e se è applicabile la legge di stabilità in relazione alla pronuncia della Cassazione, che farà, se non stato, avrà il valore di principio anche per gli altri giudizi. Rifondazione Comunista contesta il piano regionale sui rifiuti, chiede risposte urgenti alla regione. Tra l'altro il 29 di febbraio ci sarà a Pescara un consiglio regionale straordinario proprio su questo argomento, consiglio richiesto dal Movimento 5 Stelle. Acerbo, Rifondazione Comunista ha presentato nei giorni scorsi un dossier sulla gestione dei rifiuti nella nostra regione. Cosa è emerso e cosa è scritto in questo dossier? Noi siamo molto preoccupati perché la Regione Abruzzo, con molto in ritardo, soltanto a dicembre aveva avviato la valutazione ambientale strategica sul piano regionale dei rifiuti che va adeguato alle direttive europee. Siccome abbiamo appreso con una nostra inchiesta che la Deco ha commissionato una società, la Genia SRL, uno studio relativo appunto a come riorganizzare l'assetto della raccolta dei rifiuti, dello smaltimento in Abruzzo, il dubbio ci viene sia perché il privato ha commissionato questo studio, ma anche perché abbiamo notato che i fondi FAS che erano stati stanziati anche su nostra pressione, anzi soprattutto nella precedente legislatura, per realizzare questa impiantistica pubblica sono stati tutti stornati dalla giunta d'Alfonso. Quindi, facendo una sintesi, che cosa accade? Che se gli impianti pubblici non ci sono, il pubblico nelle province di Pescara, Teramo e Chieti non potrà che rivolgersi al privato, e che la sospensione del piano serva proprio a questo. Ovviamente attendiamo che i nostri cupi presagi siano smentiti dal governatore D'Alfonso o dal sottosegretario Mazzocca. Lunedì speriamo che nel Consiglio regionale si faccia luce su questa vicenda che sinceramente suscita molte perplessità. Non vorremmo che, finiti a tarallucci e vino i processi, si ritorni all'antico. Si parlerà di nuove prospettive in oncofitoterapia nel convegno in programma domenica 28 febbraio a Pescara nell'Aula Magna della Safar organizzato dalla sezione di oncologia biointegrata della SIMEB, Società Italiana di Medicina Biointegrata, e dell'IMEB, Istituto di Medicina Biointegrata. L'evento apre una serie di convegni destinati principalmente a medici e farmacisti che saranno svolti nei prossimi mesi in tutta Italia per fornire direttamente tutti gli aggiornamenti anche alla luce delle ricerche svolte dall'Istituto Superiore di Sanità.
E adesso andiamo a Chieti, toni aspri per quanto riguarda la vicenda della gestione dello stadio. I toni si sono alzati troppo, ma noi abbiamo chiesto soltanto dei chiarimenti su alcune criticità. Interviene così sulla vicenda l'assessore allo sport del comune di Chieti, Antonio Viola, che replica così al patron Pomponi del Chieti, che due giorni fa aveva dichiarato di non essere più interessato al bando di gara per la gestione dello stadio Guido Angelini. Andrea Costantini. La vicenda del bando di gara per l'affidamento della gestione dello stadio Guido Angelini di Chieti è una tempesta in un bicchiere d'acqua. Esordisce così l'assessore allo sport Antonio Viola, a due giorni di distanza dalla presa di posizione forte del patron della Chieti Calcio, Giorgio Pomponi, che ha battuto i pugni sul tavolo dichiarando di non essere più interessato alla gestione dell'impianto e che a maggio lascerà il Chieti. L'assessore Viola, affiancato dal dirigente comunale del settore sport, nonché presidente della commissione giudicatrice del bando, Paolo Intorbida, ha ribadito che sono stati chiesti solo dei chiarimenti alla società Chieti Calcio, l'unica che ha risposto a quel bando, precisando che la gara è ancora aperta e tutto questo rumore in questa fase è anche inopportuno. Chiarimenti previsti all'interno del bando di gara su quelle che la Commissione ritiene essere delle criticità nel progetto presentato e che si sostanziano in tre punti: mancanza di planimetria e area per la realizzazione di un nuovo campo, differenza notevole tra i costi di gestione stimati dal Comune, oltre 250.000 euro, e quelli stimati dalla società, 90.000 euro, e la mancanza della voce introiti per l'utilizzo dello stadio da parte di altre società, tenuto conto che il bando prevede che il soggetto gestore vincitore del bando debba garantire l'uso dell'impianto alle tante altre società che operano da tempo sul territorio. Il sindaco Di Primio ieri ha scritto sui social che Pomponi fa poco il serio. A cosa si riferisce? Ma io non so a che cosa si riferisce il sindaco. Io tra l'altro stiamo in una fase abbastanza delicata con una gara ancora aperta, per cui in certi toni è preferibile magari smorzarli ed aspettare le risposte che la Chieti Calcio vorrà dare ai chiarimenti richiesti dalla commissione. Ecco, cosa si sente di dire per i tifosi che abbiamo visto, hanno partecipato a questa conferenza, hanno espresso tutta la loro preoccupazione perché dicono alla fine ci rimettiamo noi? Ma io innanzitutto sono abbastanza fiducioso che la questione possa trovare una soluzione e di aver fiducia perché comunque noi stiamo agendo nell'interesse e per il bene della città di Chieti. E questo servizio ci introduce alla pagina sportiva. Iniziamo dal calcio di Serie B parlando della Virtus Lanciano. Dopo lo stop di La Spezia, i frentani sono chiamati a fare nuovamente punti. Domani al Bionde arriva il Bari dei tanti ex. Il tecnico di casa Maragliuro rilancerà Di Matteo a sinistra con lo spostamento a destra di Salviato. Nella gara dei tanti ex la Virtus Lanciano cerca punti salvezza contro il Bari. Per l'occasione il tecnico Primo Maragliuro non dovrebbe sconvolgere l'assetto di squadra visto nelle precedenti tre esibizioni con lui in panchina, rimandando propositi di mini turnover martedì a Como. La novità sarà il rientro di Luca Di Matteo sull'out di sinistra, con lo spostamento sul fronte destro per lui più naturale di Salviato. Dovrebbe farcela ad essere della contesa Mattia Vitale, che non ha vissuto una settimana a pieno regime a causa di un affaticamento muscolare, ma va verso la conferma fianco di Rocca. Il Bari è avversario duro sulla carta, ma Maragliuro pensa poco alla forza altrui e si concentra sulla sua squadra. La sappiamo benissimo che anche il Bari è una squadra di grandissima qualità, una squadra importantissima, però non possiamo ripetere sempre le stesse cose. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e cercare di allenarci al 1000 per 1000 e poi di andare in campo per cercare di vincere la partita. Detto questo, poi ci sono gli avversari che vogliono fare lo stesso e non sarà facile, però il nostro obiettivo unico deve essere solo ed esclusivamente quello. Quando la mia squadra scende in campo, scenderà determinata e convinta di poter ottenere il risultato, le cose degli avversari chiaramente poi mi interessano fino a un certo punto. Al Biondi tornerà da ex il tecnico Andrea Camplone, che tornerà a sedere sulla panchina del Bari dopo la pausa forzata della settimana scorsa per via di un malore che lo ha tenuto in ospedale fino a martedì scorso. Sarà la terza volta che Camplone verrà a Lanciano d'avversario. I precedenti parlano di due pareggi: Lanciano-Cavese 0-0 nella stagione 2008-2009
2009 e Lanciano Perugia 1-1 lo scorso anno. Non ci sarà invece il bomber Riccardo Maniero, che sempre ad inizio settimana ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio che lo terrà fuori per alcune partite. Sarà la Zanzara De Luca ad agire da centravanti col supporto di Rosina e uno tra Puskas, Boateng e un altro ex, Sansone. Dirigerà l'incontro Ross della sezione di Pordenone. Restiamo ancora al campionato cadetto, ci si avvicina a grandi passi al derby tra Pescara ed Ascoli in programma sabato all'Adriatico Cornacchia, conferenza stampa del mister Massimo Oddo, tradizionale pregara al Poggio degli Ulivi. Allora andiamo in diretta nella sala della conferenza. Sì, perché sarà un'altra gara, bisogna prendere i lati positivi della partita fatta a Cagliari, che sono quelli appena citati, e sulla base di quelli poi provare a rifare un'altra grande prestazione, magari con un risultato diverso. Però non è così scontato che dopo una prestazione del genere tu possa ripeterne un'altra in tal senso, anche e soprattutto perché le condizioni della partita sono condizioni completamente diverse. Cosa attendi dell'Ascoli? Ma l'Ascoli è in un momento credo positivo, viene da buoni risultati, è una squadra che ha bisogno di punti e quindi di conseguenza non credo che sia la squadra che venga qui a giocare a viso aperto, credo che sia la squadra che venga qui a cercare di portare via dei punti, soprattutto con l'idea di difendersi per poi cercare di colpire sulle ripartenze in contropiede. La Padula questa ieri era un piccolo recuperato? No, sta bene, dovrebbe stare bene, sì. Comunque non hai intenzione di fare turnover, nel senso di dire che posso qualcuno che ha giocato di più con me? No, noi, per noi tutte le partite sono uguali, per me gioca chi sta bene, quindi se la Padula sta bene gioca, se vedo che è stanco o che ha dei problemi gioca un altro, ma non guardo la prossima partita, guardo partita per partita, anche perché abbiamo necessità di vincere, di fare 3 punti e quindi non mi preoccupa la partita di martedì, mi preoccupa solo quella di sabato, poi penseremo all'altra, anche perché la rosa è ampia e garantisce sostituti di livello nel caso in cui poi nella prossima partita mancherà qualcuno. E allora queste le parole di Massimo Oddo alla vigilia del derby con l'Ascoli, e proprio in casa dell'Ascoli andiamo adesso. Dopo la vittoria sul Como, i bianconeri hanno preparato la partita di domani con rinnovata fiducia. Non ci saranno i tifosi marchigiani allo stadio di Pescara per i motivi che sapete di ordine pubblico. L'attaccante Cacia in settimana si è allenato bene, ma nell'Ascoli dovrebbe giocare una sola punta, ovvero Petagna. Ascoltiamo il tecnico del Picchio, Davis Mangia. Mister, il suo Ascoli viene da una mini striscia positiva, 2 pareggi e 1 vittoria. Avete finalmente trovato la quadratura del cerchio dopo la chiusura del calciomercato invernale? Dovremmo confermarlo tutte le settimane però, perché la regola è questa. Per questo campionato serve continuità, a prescindere dalle partite. Dobbiamo continuare intanto a dare continuità di prestazioni e di conseguenza poi probabilmente arrivano anche i risultati. Le insidie del match con il Pescara, una squadra che ha dato spettacolo per un'ora a Cagliari, sappiamo il valore della compagine di Oddo, come l'andrete ad affrontare? È una squadra importante, ha delle caratteristiche belle anche da un punto di vista estetico, penso che sia una delle squadre che gioca meglio in questo campionato, sia per l'idea sia per la qualità tecnica dei giocatori che ha a disposizione. È una squadra che sta facendo molto bene, noi andremo ad affrontarla con le nostre caratteristiche. Scendiamo in Lega Pro per occuparci del Teramo. Sta iniziando in questi minuti il processo d'appello per la vicenda Dirty Soccer. L'Aquila Calcio punta ad avere uno sconto della penalizzazione inflitta in primo grado. Attende uno sconto anche il Teramo, che aspetta la pronuncia della Corte federale d'appello sul giudizio di rinvio. Ma da domani ancora campionato, l'Aquila ospita il Fattore Tutto Cuoio, invece domenica alle 17.30 toccherà al Teramo, che al Bonolis aspetta la Maceratese. Potrebbe trovare spazio il giovane centrocampista Paolucci, viste le squalifiche di Cruciani e Scipioni. Ascoltiamo proprio Paolucci.
Ma Lupa Roma veniva da 6-7 risultati utili come noi, era un avversario difficile da affrontare e non ce l'aspettavamo, diciamo, che aveva questa grinta e questa cattiveria e forse quella che è mancata a noi per vincere la partita. Speriamo che il mister mi butta dentro, però lui fa le sue scelte e noi siamo sempre a disposizione e pronti. Ma il mister fa le sue scelte. Io quel ruolo l'ho fatto anche altre volte e se il mister metterà in quella posizione cercherò di dare il meglio e di fare bene. Ma diciamo do un 6, non me l'aspettavo di giocare tutte queste partite, però cioè, sono contento e spero di queste partite che vengono di far meglio di e trovare il primo gol stagionale. È tutto, prossime edizioni del TG6 alle 19 alle 23, grazie per essere stati con noi, buona giornata.